Finalmente l'ha messo in campo l'allenatore, lui ha detto da un po' poco che aspettavo di entrare. Vabbè, allora, quindi doppio cambio, Popov e ferma Messia aveva fatto un pallonetto, una parabola di Messia, questa non è che è stata, male, ecco. scusa, però perché c'è scritto Beh, Junior insomma, dietro? quello che fa in campo è Vangelo, Messia. Vabbè, basta, Ma adesso perché c'è scritto Junior dietro? non lo so, perché è un Junior. giovane Messia. Riparte al riparte il Allora, sta per iniziare la partita. Diciamo che la penna c'è, manca solo il taccuino. Questa le è piaciuta, Ancora più bella. Allora. Allora, Recupera bene, bene, bene. il vero problema del Benevento è che dopo 30 secondi ha preso gol e Glick si è spento. Questa birlata mi ha fatto ridere anche a me. Hai capito? Pesce, il problema è che è Radu è un giocatore che non gioca spesso, gioca di Radu. Va bene. Ma gli altri che ridono. Il problema di Etemai è che quando è in panchina e deve entrare, l'origine. Non riesce mai perché dico chi facciamo entrare? E l'allenatore dice Etemai e quindi questi. E lui rimane sempre fuori, hai capito? Durante negli spogliatoi, no, Pesce, Inzaghi ha provato a chiedere a Bastos se ce la fai e lui ha detto no, Bastos. E quindi è entrato su. Chi è che ci è rimasto peggio per l'espulsione di Chiesa? Messia, perché in Chiesa si trovava bene. Va bene, andiamo avanti, riparte la Juve. Pesce, ma perché Augello non vola sulla fascia? Attenzione intanto sulla Juve che attacca da sinistra. Fra poco. Perché Piacentini per sensi ha perso i sensi. Va bene, riparte l'Inter. Mi fa piacere che Milinkovic, per me no, che poi non è più lui quel giocatore lì, no? Una volta Correa. È un aziendalista. Va bene, riparte. Per i Storia incredibile di questo Messias, legata a Torino proprio. A volte sembra predicare nel deserto, Messias. Lui arriva a Torino e però che cattiveria, dai. Teati lo ha messo in una bustina. Comunque, ha salutato Pesce, Bonucci che vede i compagni un po' troppo nervosi e gli ha detto state Bonucci. Va bene, è piaciuta. Va bene, riparte dell'Inter. Milan attacca, il Venezia va un po' in barca. Però più pericoloso sia questo Solomon, che però mi pare non abbia molta collaborazione. Infatti ogni tanto mi dice, mi sento tennista. Solomon. Le è piaciuta? L'ho detto ai compagni. Che non succeda il contrario, cioè che lo sceriff arresta l'Inter. No, è impossibile. E lì ti volevo. Da Sassuolo, lei chi è? Ah, un mimo. Cosa sta mimando? Ah, sta mangiando una mela. Ah, una bellissima. Beh, è molto bravo. Lei è un mimo internazionale. Lei sembra Marcel Marceau. Lei è Marcel Marceau. Ah, Marcel è di Sassuolo. Ah, Costanza è uno che non molla mai, continua sempre, è una cosa proprio metodico. Aspettavo È la sua dicesse. forza. Lei lo sa, Pesce, che è un fratello bravissimo sul ghiaccio, si chiama Hockey. Va bene, andiamo. È anche bravo a giocare in borsa. In borsa. Perché in borsa? Il portiere vicario. E il titolare chi è quindi? Il titolare? Se il portiere Perché vicario, vicario il titolare chi è? questa era più complicata. Allora, ci ha impiegato non un po'. Aveva capito, Arriva tardi, questa arriva era tardi. complicata. Questa sera voi del Porto volete portare la partita in Porto. Cominciamo così, si figuri come la finiamo. 2 minuti di energia, arriviamo grazie alla bocca. C'è viene appena Portiere che il Porto ha pagato tantissimo, no? Il portiere che il Porto ha pagato tantissimo. Perché Costa. Sono Ibrahim per Leao dentro l'area, rilancia Pepe, poi rimessa laterale per il Milan. Però non sei credibile, se non la capisci non sei. Lei sa chi è l'arbitro di questa sera? No, non lo so. Più che un arbitro, una domanda, dove eri? Le è piaciuta? Sarà bello.
Bene, parliamo di Agostani adesso. Mi fa male la pizza. Giocatore che segna. E lei pesce, Ken ne dice? Le è piaciuta? Che ne sa? Vabbè, insomma, non si in mezzo facile per Andano. Un cross alla camomilla di Teati. Andiamo a casa tutti, dai, troppo bella. Troppo bella.